Citavo appunto la tempesta, questa lui dice più rara, no? Una delle più rare. E questo rea, cioè una cosa preziosa, una cosa che non è comune, no? Ecco, la meraviglia è, come dicevo prima, rara perché in qualche modo mi mette in una dimensione in rapporto all'altro di ammirazione, no? Di meraviglia, no? Quindi io l'altro non lo catalogo, non dico brutto, cattivo, mi apro e cerco di capire chi è senza nessuna prevenzione. In questo, secondo me, ci vuole appunto una passione, come dire, positiva, no? E soprattutto una passione da condividere. La meraviglia è proprio questa disposizione di apertura all'altro, no? Questa rimanere in una posizione di interrogazione, no? Non è vero che noi possiamo finire di conoscere, no? Cioè, in realtà la conoscenza è virtualmente infinita, no? Ecco, ma soprattutto però io avevo scelto la meraviglia, di parlare della meraviglia, perché diciamo, è esattamente la passione filosofica, no? Come la chiamerà Socrate, no? Ecco, noi nasciamo, veniamo al mondo e siamo in una scena che dobbiamo imparare a conoscere, non è che l'abbiamo voluto noi, no? E io poi ho declinato questa passione della meraviglia riprendendo alcune osservazioni, alcune intuizioni profondissime di questa scrittrice italiana che io amo molto, che è Anna Maria Ortese, che continuamente ci ricorda questa condizione di noi esseri umani, di noi esseri umani che siamo in qualche modo sempre un po' infanti, no? Sempre un po' sospesi a qualcosa che non sappiamo, che non possiamo prevedere, che quindi, ecco, la meraviglia è anche in questo senso essere vivi. Essere vivi alla vita, che non è a non dare mai nulla per scontato, no? Naturalmente, nel teatro di Shakespeare c'è poi tutta un'altra declinazione delle passioni, quelle più comuni, diciamo, no? L'odio, l'amore, la vendetta, eccetera. Però, diciamo, quelle diciamo, che poi danno origine ai suoi grandi eroi, no? Soprattutto nell'eroe delle tragedie, cioè la passione dell'invidia, la passione dell'odio. Ecco, ma come vede, le passioni prendono sempre l'aspetto della nostra relazione all'altro, no? La passione dell'amore implica l'altro, la passione dell'odio implica l'altro, la gelosia, no? Ecco, quando io dicevo quella frase che lei citava all'inizio, che naturalmente tutti noi aspiriamo anche un po' alla pace, no? A non essere sempre in questo stato di allerta, però poi in fondo essere vivi non ci concede quel riposo, diciamo, no? Tra l'altro è un'immagine che ho ritrovato, pensi, in Virginia Woolf, no? Che anche lei, appunto, che è sconquassata proprio dalle passioni. Passioni, ricordiamoci, vuol dire anche patire, soffrire, sofferenza. Quindi è chiaro che noi vogliamo anche liberarcene, no? Però secondo me, è la nostra. Bisogna imparare a sostenere la passione, a non farci, come dire, a non farci portare via, cioè una dimensione di controllo, però anche sostenere. C'è un poeta che io amo molto, che si chiama Keats, che parla del fatto che vivere vuol dire imparare una speciale capacità, facoltà proprio, capability, lui dice in inglese, no? Che è la capacità di sostenere il negativo, cioè
sostenere il fatto che ci possiamo trovare spesso in condizioni non positive, cioè no, di sconcerto, no, di, ecco, sostenere quello, è quello in fondo, imparare a vivere.